ringrazio tutti. Allora, è la nostra prima volta in questo posto, Quickie, che ringraziamo per ospitare la serata. Ringraziamo anche Molo. Volevamo soltanto dire tre parole: sole, cuore e amore. Adesso un pezzo lento per voi. Allora adesso un pezzo, ogni gruppo di asini ha il suo mulo di battaglia, quindi anche noi abbiamo il nostro. A questo inverno rigidissimo, autunno. Yeah.
scendo poi si rompe. La curva della sua gioia porta le altre belle sperate. Ecco, io a te ora ti vorrei, ma so che non, non ho scelto, devo stare in un primo giorno, non ti sono più tempo. Dai, un caso rito, mi ha sempre non c'è l'altro, 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 piena di urla che non puoi mai farlo ascoltare i genitori. Corre!
da figlio. Grazie. Ok, dopo tutta questa allegria, una canzone gioviale, vagamente ballabile, un balzerino. Allora, vi ricordate la pubblicità del cavallo goloso? La ricordate, dai, dai, la ricordate. Qualcuno si è pure arrapato, non lo dice però, a qualcuno arrapava, a me arrapava. Facciamo questo pezzo, l'uomo caramella. Siete troppo umani voi. Allora, noi siamo quasi addirittura d'arrivo. Volevamo ringraziare Twiggy nuovamente per aver organizzato, Bolo e tutta l'allegra compagnia per aver partecipato all'organizzazione e averci tirato in ballo. Volevamo poi ringraziare i gruppi che suoneranno dopo di noi, Svetlana e Cripple Bastards. E adesso questi tre pezzi dove cercheremo di farvi toccare le corde più intime del vostro cuore. Vabbè, lasciate stare. In vitro. No, 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 no,
Ok. No. L'avete mai letta La coscienza di Zeno? Io no. Però era figo come nome, figo un sacco. Poi era da persone proprio intelligenti. Allora ho fatto una canzone che si chiama Zeno. Però non l'ho mai letto, quindi. Mi fa cagare tutta la roba prima degli anni Ottanta, non riesco a leggere, fa schifo. Non sai cosa ti perdi! Ma sì, ma fa niente, mi perderò tante di quelle cose, la vita è così breve. Facciamo, dai, Zeno! Zeno, l'ho letto poi alla fine, più che altro perché avevo scritto il testo, poi ci facevo le figure di merda. Quest'uomo, quello qua di fianco, con la chitarra finta rovinata e la faccia da cazzo, che non suona già più in realtà con noi, però è venuto per farci un favore, per coprirci. Grazie. Un amico prima che un componente, ci mancherà sempre, grazie, un applauso. Ora, grazie. Questa è una canzone d'amore e mi sembra veramente appropriato perché i cantanti dei gruppi dopo di me sarà, cioè, su questo microfono sarà come se avessero limonato da quanto ci ho sputato sopra. Quindi mi sembra giusto una canzone d'amore. Un'altra forma.